Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Scusi, Gribaudo, nel lessico dei vecchi cronisti politici un incontro franco e cordiale è una cosa che francamente fa immaginare uno scontro proprio al fulmicotone. Quando si definisce un incontro franco e cordiale devono essersene detti di tutti i colori. No. Per questo lo spiego ai telespettatori. Prego, continui pure. Ma guardi, io penso che mi pare di capire dal carattere, insomma, del presidente De Luca, che non ho il piacere di conoscere, ma insomma immagino che quando si tratta di un colloquio franco, sicuramente mi pare di capire che possa essere effettivamente così. Mi sembra che abbiamo una questione di classe dirigente meridionale che va avanti da un po' di anni e ogni segretario si è scontrato sullo stesso tema, così come in campagna, vorrei dire appunto anche in Puglia. Il presidente De Luca è abbastanza lontano da me, ma è stato sicuramente un buon governatore, apprezzato dai cittadini, ma anche lì nessuno di noi è per sempre e noi pensiamo che dopo due giri, dopo 10 anni, bisogna anche evitare la cristallizzazione del potere. Ma la domanda, no, David, dire che noi, la domanda è inevasa, nel senso che la domanda è, il principio è chiarissimo, la rivolgo a Maurizio Molinari. Vale la pena, cioè, si deve vincere pur di vincere, o vale la pena perdere le elezioni ma appunto mantenere un principio che è forse